Con questo video, che non mi sembra abbia ancora fatto nessuno, o almeno in Italia, vi illustro tutta la saga di Pokémon dal peggiore al migliore. E intendo anche le hack ROM, cioè ragazzi, tanta roba, ho scoperto che i giochi sono veramente tanti cazzarole. Ovviamente in base ai miei gusti e all'idea che mi sono fatto dei giochi che non ho giocato, perché non è che mi sono fatto tutte le ROM e tutti i giochi che vi citerò, insomma capiamoci, ho fatto la maggior parte. Mi sono documentato, ho guardato i gameplay, insomma mi sono fatto un'idea di questi giochini che sono al limite dell'ecco. In questo video mi limiterò a dire solo il nome e a posizionarlo in classifica, che la classifica sarà a mio gusto, ripeto, quindi se qualcuno ha qualcosa da ridire si faccia la sua classifica personale, giustamente. Ma la cosa sensazionale e spero originale che faccio in questo video è che chiedo a voi che mi scriviate il numero del gioco e facciate una brevissima recensione sul gioco in questione. Scrivetemi hashtag 101 e mi fate la recensione, massimo due giochi a ogni commenti, perché se no diventa un casino, quindi recensite quello che volete, soprattutto recensite quelli che mancano, quindi se qualcuno ha già parlato del 96 voi fate il 94 e poi vediamo cosa salta fuori nei commenti. Magari in un prossimo video le migliori recensioni le citerò e farò vedere insomma che siete veramente coinvolgenti. Voglio fare questa specie di video per coinvolgere appunto l'utenza che guarda questo video. Partiamo subito perché sono 101 giochi. Pokémon Dash, Pokémon Ash Gray, penso che sia riferito al fatto che Ash significa cenere, quindi cenere grigia, figata sto nome. Pokémon Channel, Pokémon Twilight, Pokémon Ranger, Pokémon Deluge RPG, Pokémon Creed, Pokémon Flora Sky, Pokémon Light Platinum, Pokémon Tracce di Luce, Pokémon Rumble Blast, Pokémon Lake, Pokémon Deluge, Pokémon Indigo, Hey You Pikachu, Pokémon Vortex, Pokémon Tower Defense 2, Pokémon Sparkle and Shine, Pokémon Lolfest, Pokémon Chaos Black, Pokémon Z Omicron, Pokémon Glazed, Pika Pocket Track, Pokémon Puzzle Challenge, Pokémon Delta Emerald, Pokémon Global Revolution, Pokémon Snake Wood, Pokémon Trainer Guess, Pokémon Picross, Pokémon Pikachu Virtual Pet, Pokémon Wild, Pokémon Wild 2, Pokémon Blades Black 2, Pokémon Ducklet Version, Unova RPG Online, Pokémon Uranium, Pokémon Link Battle, Pokémon Marron Merda, Pokémon Dragonstone, Pokémon Showdown, Pokémon Duel, Pokémon Omega, Pokémon Tournament, Pokémon Trozei, Pokémon Pinball, Pokémon Blastoise Fun World, Pokémon Shuffle, Pokémon Crater, Pokémon Mr. Dungeon Esploratori dell'Oscurità, Pokémon Omega Rubino, Pokémon Rumble, Pokémon Pinball Rubino e Zaffiro, Pokémon Tower Defense, Pokémon Puzzle League, Pokémon Rumble World, Pokémon Super Mystery Dungeon, Pokémon Go, Pokémon Green, Poképark 2, Pokémon Mystery Dungeon I Portali sull'Infinito, Pokémon Ultraluna, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Stadium 2, Pokémon Ranger Ombre su Almia, Pokémon Ultrasole, Poképark Wii, Pokémon Conquest, Pokémon Alpha Sapphire, Pokémon Luna, Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu, Pokémon Sole, Pokémon Stadium, Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo, Pokémon Colosseum, Pokémon Snap, Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Tempo, Pokémon Rubino, Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa, Pokémon Perla, Pokémon XD Tempesta Oscura, Pokémon Oro, Pokémon Verde Foglia, Pokémon Rubino Omega, Pokémon Blu, Pokémon Bianco 2, Pokémon Zaffiro, Pokémon Rosso, Pokémon Nero 2, Pokémon Y, Pokémon Bianco, Pokémon Argento, Pokémon X, Pokémon Cristallo, Pokémon Nero, Pokémon Giallo, Pokémon Diamante, Pokémon Stocazzo, Pokémon Platinum, Pokémon Smeraldo, Pokémon Rosso Fuoco, Pokémon Cuore d'Oro e infine Pokémon Anima d'Argento. Quindi l'oro e argento per me è top del top e i remake sono il top del toppissimo.